Sono circa 150 i partenti schierati nell'apertura del calendario categoria allievi. In palio la 35esima edizione del Memorial Erminio e Marina Fasani. L'organizzazione è come al solito affidata alla società locale, la Springhevi. 58 km in programma di un circuito cittadino completamente pianeggiante e gara diciamo adatta alle ruote veloci, che nel proprio albo d'oro inciso nomi importanti non solo per il ciclismo locale. Sulle strade di Ghedi si sono saputi imporre nel tempo atleti come Sonny Colbrelli, Nicolas Marini, Michael Bresciani, Gianmarco Begnoni, per citarne alcuni dei più recenti. La gara, vivace, ha visto in ama scoperta un gruppetto di attaccanti di circa una quindicina di unità, che pur non avendo mai conquistato un importante vantaggio, hanno saputo mantenere il gruppo inseguitore ad una distanza di sicurezza. I cambi in testa alla corsa procedevano regolari, mentre il pelotone spesso alternava lunghe accelerazioni con momenti di pausa, che non hanno certo contribuito a riportare la corsa in una situazione di gruppo compatto. Suono della campana, con il gruppetto in avanscoperta con pochissimi secondi di vantaggio, ma sufficienti per evitare il ricongiungimento. Ultimi chilometri con un sussulto, grazie all'azione solitaria del portacolori della formazione Ronco Stefano Taglietti, che ha provato ad anticipare il resto del gruppetto di testa. Ma proprio nel rettilineo finale cede al rientro dei compagni di avventura quando ormai è lanciato lo sprint. La ruota più veloce è quella del veneto Davide Vignato della Bovolone, che procede nell'ordine Gabriele Zadria del Team Sudtirol e Andrea Berzi del Rodengo Saiano. Quarto Antonino Mirra dell'Isolano. Quinto Federico Mazzotti della Mazzano. Sesto Stefano Taglietti della Ronco. Settima piazza per Matteo Facci, ancora Veloce Club Isolano. All'ottavo posto il bresciano Filippo Pastorelli della Feralpi Monteclarense. Nono classificato Lorenzo Davini, maglia Palazzago, mentre in decima posizione troviamo Matteo Giovanni Piantoni della Camignone. Non poteva esserci apertura migliore, un sapore speciale la prima vittoria. Sì, poi insomma arrivando anche dall'anno scorso, 7 secondi posti, una sola vittoria, insomma cominciamo bene. Un recupero sul filo del rasoio e poi ce l'hai fatta. Sì, all'ultimo giro ero in fuga con altri una quindicina di corridori. Pensavo di non farcela, poi mi sono messo davanti, ho preso l'ultima curva per la posizione e insomma ce l'ho fatta. A chi la dedichi? La dedico a tutta la mia famiglia, alla squadra, ha fatto un lavoro fantastico il mio allenatore. Island mixed up.